Monete che cadono dalle banconote in fiamme, carte che cambiano il seme e il succo che esce da un laptop. Oggi ti mostreremo come organizzare un intero spettacolo di magia e ingannare gli amici. La tua amica è assorbita dai suoi messaggi sul cellulare? Falle uno scherzo! Guarda cos'è successo! Il mio dito ha perforato il telefono ed esce dallo schermo! E mentre la tua amica fugge, ti sveleremo come ripetere questa incredibile illusione. Avrai bisogno di argilla leggera autoindurente che corrisponda al colore della pelle. Modella un dito. Crea un'unghia. Metti del fondotinta sul dito. Stendilo uniformemente con un pennello. Dipingi l'unghia con lo smalto. Taglia un bicchiere di plastica. Incolla i pezzi alla base. Metti uno sfondo schermo rotto sul telefono. Fissa i frammenti di plastica con il nastro biadesivo. Incolla a caldo il dito nel mezzo. Nascondi il dito indice e prendi il telefono in mano. Wow, davvero realistico! Per il trucco successivo avrai solo bisogno delle tue mani. Stendi i tuoi indici. Conta fino a 3 e spingi bruscamente le mani l'una verso l'altra. Wow! Il dito salta da una mano all'altra e ora ce ne sono due! Puoi fare lo stesso trucco con 4 dita. Un movimento rapido e le dita saltano sull'altra mano. Tutto ciò che serve per questo divertente trucco è imparare a piegare rapidamente le dita su una mano e raddrizzarle sull'altra. Anche se tutti sanno che questa non è magia, sembra davvero impressionante! Per il trucco successivo usa un foglio di carta e un accendino. Per convincere il pubblico che non ci sono trucchi, mostra il foglio su tutti i lati. Riscalda il foglio con l'accendino, la carta inizia a scurirsi e sul foglio appare un cuore. Com'è possibile? Per questo rubacuori hai bisogno di un pezzo di carta e una colla stick. Disegna un cuore con la colla. La colla stick è quasi invisibile su uno sfondo bianco. Riscalda il foglio sulla fiamma e sul foglio appare un cuore di colla. Questo trucco è così romantico! La chat video non sorprende nessuno, ma sappiamo come fare uno scherzo ai testimoni di una conversazione online. È davvero ingiusto che la mia amica al di là dello schermo stia mangiando biscotti e sorseggiando succo. Puoi versarmi del succo? Ho già un bicchiere. La mia amica non è avida, quindi condivide il suo drink. E in modo che il succo non si rovesci sul tavolo, solleva il portatile e versa il succo nel bicchiere. La tecnologia è incredibile in questi giorni. I tuoi amici saranno scioccati. Per questo trucco hai bisogno di una bottiglia di plastica. Con l'aiuto del nastro adesivo largo, fissa la bottiglia al portatile. Versa un po' di succo nella bottiglia, solo un po', in modo che non si rovesci nemmeno una goccia. Al momento giusto, inclina il laptop e versa il succo nel bicchiere. Queste sono le meraviglie della tecnologia! Per il trucco successivo, prendi un bicchiere, un CD e una moneta. Copri il bicchiere con il CD. Prendi la moneta, fai la tua magia e spingila attraverso il foro del CD. Com'è possibile? Per questo trucco avrai effettivamente bisogno di due monete. Premi la moneta sul CD. Per nascondere la moneta, falla scorrere lungo la superficie. Metti la moneta sul bordo del bicchiere e premila con il CD. Fingi di spingere la moneta nel buco. Un colpo, la moneta scivola via e finisce sul fondo. Nascondi la seconda moneta nella tua mano. Non è affatto difficile! Cos'è uno spettacolo magico senza un trucchetto? Prendi una sega e proprio di fronte al pubblico dividi la tua amica a metà. Ehi, dove hai messo le mie gambe? Ridammele subito! Per questo trucco avrai bisogno di una scatola di cartone e delle gambe finte. Realizzale con jeans pieni di vestiti e scarpe da ginnastica. Fai un buco nella scatola. Metti le gambe nel buco. Al momento giusto, stacca le gambe dalla scatola. E ora un semplice trucco con un accendino. Tieni l'accendino tra le mani e mostra gli adesivi su entrambi i lati. Passaci sopra la mano. Gli adesivi scompaiono. Il segreto è ruotare l'accendino a 360 gradi. Non è affatto difficile, hai solo bisogno di esercitarti.
Continuiamo a fare magie! Il mago ha una carta da gioco sul tavolo. La copre con le mani per un momento. Magia! Il re si è trasformato in un asso. Qual è il segreto? Per questo trucco hai bisogno di due carte. Fissa una delle carte al tavolo con l'aiuto del nastro biadesivo. Metti sopra la seconda carta. Con un movimento agile sfiora e butta via la carta dal tavolo. Dato che le carte sono nascoste dal palmo, nessuno sospetterà nulla. Questo è il segreto della misteriosa inversione di ruolo. È tempo di fare un trucco usando i soldi. Mostra ai tuoi amici una banconota da entrambi i lati. Agitala e cade una moneta. Magia! Per questo trucco prendi una moneta e due banconote. Piega una delle banconote a metà. Tagliala. Con l'aiuto del nastro biadesivo, attacca la metà della banconota su quella intera. Dovresti creare una piccola tasca. Inserisci la moneta. Con un colpetto del polso fai cadere la moneta nella mano. E nessuna magia! Che ne dici di un po' di fresco chewing gum? Mastica la gomma. Toglila dalla bocca e mostrala al pubblico. Un po' di magia e voilà! Tira fuori un pezzo intero di gomma. Per questo trucco avrai bisogno di due pezzi di gomma. In realtà, mettine uno in bocca e inizia a masticare. E nascondi il secondo nella tua mano, premendo il dito medio verso l'interno. Con l'aiuto del pollice togli la gomma dal suo nascondiglio. Super facile e davvero originale! Il prossimo è un altro trucco con le carte. Mostra agli spettatori una carta. Passa con la mano e la carta cambia seme e numero in modo magico. Il segreto è che hai bisogno di due carte. Metti una carta dietro l'altra. Al momento giusto sposta la carta e girala verso il bordo inferiore. Se fatto correttamente, la carta nascosta non è affatto visibile. Davvero impressionante! Una scatola di cartone appare in scena! Girala più volte. Apri la scatola e prendi il bicchiere d'acqua. Com'è possibile che l'acqua non si sia versata nella scatola? Hai bisogno di un palloncino e un bicchiere d'acqua. Taglia la parte stretta del palloncino. Stendilo sul vetro. Metti il bicchiere chiuso nella scatola. Il bicchiere è ben chiuso, quindi non ne uscirà una goccia. Tira fuori il bicchiere dalla scatola. Rimuovi discretamente il palloncino e nascondilo nel pugno. Questo è il segreto! E per questo trucco hai bisogno di un piccolo barattolo di vetro. Agita il barattolo bruscamente e un grande pon-pon appare al suo interno. Da dove arriva? Prendi un pon-pon e nascondilo tra le dita. Coprilo con l'altra mano. Spingi il pon-pon con il dito della mano sotto in modo che vada nel barattolo. L'improvvisa apparizione di un pon-pon sorprenderà anche i più scettici! E ora un trucco divertente con un elastico! Allungalo con i pollici! Arrotolalo strettamente sul dito e poi tira forte! Wow! Passa attraverso il dito! Come può essere? Il segreto è che l'elastico è tenuto sul dito con l'aiuto di un giro come questo! Tira la fine. Il giro si svolge e l'elastico scivola via dal dito. Davvero spettacolare! Ed ecco un altro trucco con i soldi. Tieni la banconota con le pinze rotonde. Dalle fuoco! La banconota brucia e le monete cadono. Hai bisogno di un piccolo pezzo di carta. Incollalo sul retro della banconota. Mettici dentro le monete. Quando la carta brucia, le monete cadranno sul piatto da sole. Ti sono piaciuti i nostri trucchi e le illusioni? Scrivi nei commenti quale di queste illusioni userai con i tuoi amici. E metti mi piace al video, iscriviti al canale e fai clic sulla campanella per non perdere i trucchi più incredibili su Trum Trum!